nuova Puppet Trading Challenge. Chi vincerà la sfida? Questa volta gli sfidanti di oggi sono... Sei pronto? Anita contro Merlino! Un applauso di incoraggiamento per la sua prima Puppet Challenge! In questa nuova challenge, Puppet Trading Challenge, scambieremo i Puppet io contro il mio cagnolino Merlino. Nello scorso video vi ho detto, se il video raggiunge i 10.000 mi piace faremo un'altra challenge. Il video ha raggiunto i 10.000 mi piace in solo un giorno, wow! Siete fantastici! Quindi se anche questo video raggiunge, facciamo gli 11.000 mi piace, ci sarà un'altra challenge. Vediamo se riusciamo a raggiungerli, lasciate un mi piace qua sotto, mettetevi comodi, prendete i popcorn. Iniziamo questa challenge con Merlino il cagnolino. Un gatto. Ma non puoi accettare se non mi offri nessun Puppet. Devi offrirmi un Puppet in cambio di questo gatto. Quindi, che cosa mi offri? Merlino, no, dovresti tornare al tuo posto, sai? No, 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 non puoi mangiare il pesce. Ehi, vai al tuo posto. C'è qualche problema tecnico in questa partita. Merlino, hai schiacciato il gatto. Ok, siamo tornati. Accetto il pesce per il gatto? Non riesco a resistere agli occhioni di Merlino. E va bene, accetto. Tieni, a te il gatto. E a me il pesce. Primo turno completato. Secondo round ti offro una farfalla. So che a te piace rincorrere le farfalle, quindi questo Puppet ti piacerà tantissimo. Che cosa mi offri per questo Puppet, Merlino? Il fiore per la farfalla. Sei intelligente, Merlino. E va bene, accetto. Prendo il fiore e a te la farfalla. E tu cosa mi offri adesso per il prossimo turno? Wow! Un Puppet gufetto? Che carino! Ehi, ma stai già chiedendo più Puppet? Non te ne ho offerto neanche uno! Cosa posso offrirgli in cambio di quel Puppet? Ti offro, in cambio del gufetto, una fragola! Accetti? Sta per fare la sua decisione! Ne vuole di più! Vuole un altro Puppet! Un coccodrillo! Dai, una fragola e un coccodrillo! Accetti? No! Ci sta pensando! Ancora altri Puppet! Ti do un ananas e un fantasmino, guarda che carino! Dai, guarda quanti Puppet ti sto offrendo per questo gufetto, dai, accetta! Merlino ci sta pensando. Secondo voi farà questo scambio o no? Ma sembra che stia per premere il pulsante più. Forse vuole ancora più Puppet! Merlino sta leccando il pulsante di accetto. Evviva, finalmente Merlino ha accettato. Altrimenti avrei dovuto darti ancora altri Puppet. Tieni, questi sono per te. Tutti per te. E io ho il gufetto. Evviva. Prossimo round ti offro un cupcake arcobaleno.
Non sei interessato a questo Poppit, mi sembra. Che cosa mi offri? Un dinosauro? Mi offri il dinosauro per il cupcake? Accetto lo scambio! Tieni, il cupcake è per te e io prendo il dinosauro. Grazie, io non riesco a dire di no a Merlino. Mi incanta con quegli occhi. È difficile chiedergli più Poppit o dirgli di no. Vediamo cosa mi offrirà adesso. Wow, Merlino, mi offri un lama multicolor? Che bello! Che cosa posso offrirgli per il lama? Ti offro una fragola arcobaleno. Non si mangia però, eh? Allora, accetti? Oh, ne vuoi di più? Va bene. Ti offro anche una goccia e un unicorno lilla. Allora, accetti? Accetti? Evviva! Hai accettato la... aspetta, tieni, te li do io i Poppit, eccoli qua. Prossimo turno. Merlino ha deciso di mettersi in gioco come Poppit. Lui vuole essere un Poppit da scambiare. Si è messo nell'area di scambio. Che cosa offro per il Poppit Merlino? Offro una cacchetta Poppit. Accetti di essere scambiato per una cacchetta Poppit? Non accetti? Beh, hai ragione, tu vali molto più di un mini Poppit. Per te, Merlino, ti offro un cuore... ma hai già rifiutato! Ma guardalo bene, è un cuore gigante, Poppit! Bello, vero? Ti offro l'arcobalena! Accetti? Detto di sì! Però devi premere il pulsante accetto, altrimenti non vale. Ti offro anche un Poppit che si illumina al buio, guarda che bello. Allora, accetti? No. Accetti? Rifiuti ancora? Yeah. Va bene, vorrà dire che non potrò avere Merlino Poppit. Passiamo ora al prossimo turno. Il nostro partecipante Merlino ha deciso di cambiare posto. Merlino offre un Poppit gigante! Wow! Merlino ha deciso di nuovo di cambiare posto, ma mi ha offerto un Poppit gigante! che pulsante stai premendo? Vediamo, cosa potrei offrirgli in cambio di questo mega Poppit? Ti offro tutti questi Poppit in cambio del tuo Poppit gigante. Accetti? Stava per accettare, ma ci sta ancora pensando. Di più? Ti offro anche il cuore gigante e questi altri Poppit. Dai, guarda quanti sono. Accetti? Ancora? Vuole ancora Poppit. Ti offro anche questi due cupcakes. Guarda quanti Poppit ti offro. Accetti o non accetti? Ne vuole ancora? Ancora altri Poppit? Ho un'idea. Merlino, non potrai mai rifiutare questo Poppit, perché questo Poppit è il Poppit a forma di cane. Allora non puoi rifiutare questa offerta. Tutti questi Poppit e questo cagnolino. Allora accetti? Tutti questi Poppit sono tuoi, Merlino. Ecco qua. E soprattutto il cagnolino. E io prendo questo Poppit gigante. Wow, ti piacciono? A Merlino piacciono un sacco, soprattutto il cagnolino. Non si mangia, non si mangia, Merlino. Non si mangia il cagnolino Poppit. Ecco a voi tutti i Poppit che ha vinto Merlino in questa challenge. Ha tantissimi Poppit.
Popit Merlino. Invece io in questa challenge ho vinto un Popit gigante, Gufetto, il dinosauro e il pesce. Mi sembra che abbiamo un vincitore molto chiaro in questa challenge. Secondo voi chi ha vinto? Secondo me Merlino ha fatto un bel bottino di Popit. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace se volete vedere un'altra challenge, soprattutto se volete vedere un'altra challenge con Merlino, che è bravissimo a giocare, tranne quando cerca di mangiare i Popit e i pulsanti. Ora vi lasciamo qua quattro caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quella che preferite e buona visione! Ciao!